Sei passato dal rugby alla cucina, quindi come è avvenuto questo passaggio dal rugby ai fornelli? Beh, sicuramente togliendosi gli scarpini e mettendosi la divisa, quella è la prima cosa, però semplicemente è stata una sterzata ad una passione che volevo pian piano far scemare, ad una che stava nascendo, che era quella della cucina, quindi è un passaggio logico. Sono partito dalle basi, tagliare le cipolle, lavapiatti e poi man mano antipasti, insomma, sempre più nozioni, sempre più quesiti a cui dovevo dare una risposta, e quindi mi sono anche documentato e cimentato nello studio in scuole. Parlando di Re della Griglia, questo nuovo talent che ti vede tra i giudici, quali saranno le sfide che dovranno affrontare i concorrenti? Ma semplicemente delle sfide con loro stessi, con la loro conoscenza e con un tentativo di superarsi di volta in volta, però ho visto dei ragazzi che hanno fatto subito gruppo fra loro, e quindi per loro questo accanimento nei confronti di un piatto non c'è, c'è semplicemente la voglia di fare bene, e credo che di puntata in puntata ce la faranno sempre più vedere questa cosa. Secondo te, qual è un ingrediente che non deve mai mancare in una cucina? Ma se parliamo di uno metaforico, la musica, perché tiene compagnia, fa passare le ore e sicuramente ispira. Se parliamo di un qualcosa di pratico, boh, l'acqua per lavarsi le mani. Ci puoi regalare una ricetta veloce per il lettore di fanpage? Una ricetta veloce, diaframma alla griglia. Diaframma è un pezzo di carne spesso ignorato che, se fatta alla griglia, è cotto velocissimamente, magari accompagnato con un unguento di aglio, peperoncino e prezzemolo, può essere un ottimo piatto veloce da fare alla griglia.